Oh, buon Natale! Buongiorno, io sono Fabrizio, questo è The Cantankerous e questo è un cappello natalizio perché tra pochi giorni è Natale. Gli occhiali non li tengo perché danno veramente tanto fastidio. Questo canale è un canale, lo dico per i nuovi arrivati, nel quale si parla di profumi. Cerco di parlare di profumi proprio non sulla bocca di tutti, cercare qualcosa di magari un pochino diverso dal solito. E oggi, a proposito del periodo natalizio, vi porto un profumo di Pineward. Un profumo che, secondo me, richiama davvero tanto le feste e il periodo invernale. Il profumo si chiama Treacle. Treacle in inglese significa melassa. È un profumo fatto sempre da Nicholas Nilsson ed è stato fatto quest'anno, nel 2021. È proprio nuovo, nuovo, fresco, fresco. Fresco, fresco, in realtà non direi, perché questo è un profumo molto denso ed è per quello che mi richiama tanto l'inverno, le feste, perché è un profumo molto denso, carico, speziato, che scalda tantissimo. Ma come al solito, andiamo con ordine. Allora, il profumo all'inizio è davvero molto fumoso, tanto fumoso, con tante spezie e tanto fumo. Sembra quasi appunto una melassa, ma sembra qualcosa di appiccicoso, una resina, come se una resina fosse andata a fuoco. Perché si sente davvero tanto quella nota fumosa, pungente, un po' acre. E davvero è una melassa densa, appiccicosa e in fiamme. Ci vorrà poi qualche minuto prima che questo profumo lasci andare un pochino di quella fumosità e riveli la sua natura più morbida, più rotonda, che è data dalle foglie del tabacco. Qui c'è un tabacco che è veramente straordinario. Io quando lo sento davvero mi sembra di vedere proprio le foglie del tabacco lì ad essiccare, belle rugose, scure. Si sente proprio la texture di quelle foglie. È veramente davvero davvero buono, ragazzi, ma davvero buono. È un tabacco che viene sfumato da delle note molto più dolci, una nota di miele, sempre qualcosa di denso, sempre qualcosa di appiccicoso e davvero dolce, che però non risulta troppo dolce perché entra in contrasto con il tabacco e non fa neanche un effetto tipo Erod di Parfum de Marly, cioè non è quel tipo di tabacco dolce da pipa, sembra davvero più un tabacco da sigaro. A quella dolcezza fumosa, sempre un po' acre. Un secondo, perché al rumore della stufa mi sta dando veramente fastidio, vedo di fermarlo in qualche maniera. Ok, scusate, però la stufa è vitale perché fa un freddo davvero glaciale. Siamo a fine dicembre, alla fine. Comunque, il fatto è che questo profumo va benissimo per questa stagione, perché contrasta il freddo, taglia il freddo davvero come un coltello, taglia il burro. È un profumo davvero penetrante. È un profumo dolce, è un profumo che ha tanto sillage, ha tanta potenza, almeno inizialmente. Poi dopo un paio di ore in realtà si calma abbastanza. Insomma, con quest'aria fredda e pungente, Treacle è qui che cerca di confortarci. Ci fa sentire dentro una baita di montagna con il fuoco acceso, però senza dar fuoco all'intera baita. È un profumo che non esagera, sul calore non esagera, sulla fumosità. Tutto viene stemperato da questa dolcezza di fondo, rotonda, morbidissima e buona, buona, buona. Più avanti nell'evoluzione, diciamo quando ormai è arrivata l'asciugatura, queste note più dolci, di miele e di melassa, quasi superano la nota di tabacco. La polverosità di quel tabacco è quella che viene un po' meno e lascia appunto passare le note più dolci. Ma non diventa un profumo dolce perché rimane con queste note sempre un filo di fumo, sempre qualcosa di fumoso, qualcosa di un po' acre che tiene viva l'attenzione verso questo profumo. Che, tra l'altro, la concentrazione è altissima, è 33% e ha un'ottima proiezione. Veramente è molto, almeno per un'ora, un'ora e mezza, a volte anche 2 ore. Comunque ha un'ottima proiezione. La durata è qualcosa di eccellente. Vi dura una giornata e non mi dite che vi dura poco. Non mi dica qualcuno che questo profumo dura poco perché non è assolutamente vero. Io davvero faccio fatica a togliermelo una volta che lo metto. Non lo indossate sui vestiti perché il colore, come vedete,
è bello scuro e sicuramente ve li macchia, sicuro come l'oro ve li macchia, poi non so neanche se si riuscirà a togliere, perché non è un profumo 100% naturale, ma tanti componenti lo sono, quindi è facile che non sia facile poi togliere le macchie. Questo profumo è un profumo che consiglio a tutti quanti, perché credo davvero che tutti quanti desiderino questo tipo di sensazione, questo abbraccio caldo dato al profumo, ed è un profumo che io consiglio principalmente per l'inverno, forse in tardo autunno, comunque col freddo. Col caldo questo profumo potrebbe fare seri danni ai nasi delle persone che vi stanno attorno. Invece di inverno, magari davvero Natale, quando vi trovate con altre persone, è un profumo che è davvero molto piacevole da sentire, per la sua rotondità, per la sua dolcezza sommessa. Beh, oddio, all'inizio neanche tanto sommessa, però dopo un po' diventa più dolce e fumoso insieme, quindi non risulta nauseante. È una dolcezza molto piacevole. E quindi credo che possa donare un pochino di calore anche alle persone che ci sono attorno. È un profumo che appunto consiglio a tutti, uomini e donne, e consiglio di andare cauti con gli spruzzi, perché, come vi ho detto, la potenza è veramente buona, molto buona. Quindi, Treacle di Pineward è un profumo che gira attorno al tabacco. È un tabacco dolce, senza essere troppo dolce. È speziato ed è fumoso insieme. È un profumo davvero perfetto per l'inverno e che vi lascerà con questo odore addosso molto morbido e che dà un senso di calore. Con questo io ho concluso, vi lascio e vi auguro un buon Natale. Ciao ragazzi!